Grande vittoria dei neo campioni d'Italia. Allora, aspetta, 4-0. Avete perso 4-0 contro l'Udinese, il campione d'Italia d'agosto. Mamma mia, che batosta, che bella batosta. Udinese favoloso. Oggi l'Udinese ha giocato dal primo all'ultimo minuto, una maniera spaventosa. Pressing, calcio, gioco, tattica, tutto. Vedete, oggi ho fatto una partita magistrale, magistrale. Pereira, giocatore sottovalutato, un impianto della Juventus, per me è un centrocampista totale, può fare tutto, offensivo, difensivo, tiene sulla squadra, intelligenza, è favoloso, è favoloso. Oggi anche l'Orofeu, tanta roba. Oggi è iniziata l'Orofeu, nella casa Santi in gol, ma anche l'Orofeu oggi è partita favolosa. Qui Patrizio anche, però è vero che poteva fare molto meglio sul gol di Sabajic, perché l'ha vista all'ultimo, però quella è un tiro da parare, un tiro da parare. Un oggi, perché non abbiamo preso niente, cioè un oggi è sottovalutato, un oggi è sottovalutato anche al 90esimo, vedevi che correva, cioè un giocatore come lui l'aveva visto bene all'Inter, peccato che poi quando è venuto. Vabbè, un oggi è tanta roba. Antonio Conte ha fatto una pistola con un oggi. Ma come la Roma, il campione d'Italia, Dybala, no? Non è meglio che venivi all'Inter. Sei stato intascato da Becao, Becao. Sei stato intascato da un Trepper, dal tuo connazionale. Non hai fatto un tiro in porta, hai toccato la palla. Non è, sei stato pericoloso manco per il cazzo. Abram, anche lui. Una roba proprio spaesata. E contro l'Udinese, noi la verità, però, non è mai facile giocare. L'Udinese è una squadra molto fisica, molto massiccia. È una squadra odiosa che tutti avevano difficoltà, quello è vero. Detto ciò, i campioni d'Italia perdono 4-0. D'agosto, ovviamente, i campioni d'Italia d'agosto. E niente, si gode perché dopo la sconfitta ieri dell'Inter, ancora siamo lì, tutti attaccati. Ragazzi, forza Inter.